Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova pillola del giorno. Oggi parliamo di un argomento tecnico che però sta diventando sempre di più all'ordine del giorno e che quindi ci fa bene conoscere e vi fa bene conoscere. Affrontiamo la differenza tra domotica e smart home. Prima però, sigla. Argomento complicatuccio, proverò ad essere il più semplice possibile e spero di non sbagliare perché insomma è un argomento abbastanza complicato dove si può facilmente fare degli errori. Cominciamo con lo spiegare che cos'è la domotica. La domotica è una parola che deriva da due radici, domus che è casa e tikos che in greco significa le discipline di applicazione, quindi è la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita all'interno della casa. Ok, abbiamo fatto questo momento quark. In soldoni, che cos'è la domotica? È un qualcosa che ci permette di rendere le nostre case più intelligenti e che quindi consente di svolgere alcune funzioni in automatico, migliorando quindi i livelli di comfort, migliorando i livelli di consumi energetici, andando semplicemente a dare dei comandi all'appartamento e alle tecnologie presenti nell'appartamento, quindi gli elettrodomestici, le illuminazioni, l'impianto di riscaldamento, l'impianto di condizionamento, in funzione di alcune nostre esigenze o in funzione anche di condizionamenti esterni. In parole ancora più semplici, con la domotica noi possiamo dire al nostro appartamento che alle 7 di sera, quando il sensore che è posizionato sulla finestra della nostra camera da letto rileva che la luce sta diminuendo del 50% rispetto alla luce solare di mezzogiorno, deve cominciare ad accendere le luci e che le luci, che sono dimmerabili, quindi non hanno una potenza fissa ma possono aumentare pian piano, vanno a livellare quello che è il calo di luminosità esterna dovuta alla luce solare e quindi portano poi da 0 a 100 la luce delle lampade all'interno del nostro appartamento. Ok, quindi la casa gestisce in automatico il modo in cui si illumina, per dare un solo esempio, e lo fa in funzione di alcune regole che gli abbiamo stabilito noi. Vabbè, negli ultimi tempi invece si è diffuso il termine di smart home. Che cos'è la smart home? È sostanzialmente la stessa cosa, cioè l'obiettivo finale è lo stesso, cioè quello di raggiungere la capacità di rendere la casa più intelligente. Cambia però una cosa sostanziale. Quale? La tecnologia che viene utilizzata. In che senso? Per spiegarvi questa differenza devo farvi un esempio sostanziale, cioè immaginiamo che voi abbiate nel caso A una casa ristrutturata, nel caso B una casa da ristrutturare. Per adeguare la casa ristrutturata dal punto di vista della domotica dobbiamo rifare una serie di lavori in casa, quindi adeguare gli impianti, inserire delle centraline, inserire degli elementi, appunto dei rilevatori, inserire appunto degli elementi che ricevano i dati dai rilevatori e diano i comandi decisi per un determinato tipo di dato. Insomma, andare a lavorare su quella che è la struttura dell'appartamento, intesa come dal punto di vista appunto impiantistico. Quindi la stessa cosa può avvenire per la caldaia, la stessa cosa può avvenire per il condizionamento, la stessa cosa può avvenire per rendere la lavatrice più intelligente. Quindi dicevamo, se abbiamo una casa ristrutturata è complicato adeguarla dal punto di vista della domotica senza spendere dei soldi, senza spendere parecchi soldi. Se abbiamo invece una casa da ristrutturare, possiamo pensare di spendere qualcosina in più per adeguare i nostri impianti e lavorare sulla domotica dell'appartamento. Parliamo invece di smart home. La smart home ci consente, con delle tecnologie molto semplici, guidate dall'internet delle cose, quindi da una rete di informazioni contenute ormai in ogni smartphone, nei nostri account, nei nostri cloud virtuali, insomma, con la smart home invece noi raggiungiamo lo stesso obiettivo senza avere la prerogativa di dover rifare gli impianti o comunque dover spendere dei soldi per adeguare i nostri impianti dell'appartamento. Quindi, nel caso in cui abbiamo una casa ristrutturata, noi possiamo pensare di rendere la casa intelligente anche senza dover necessariamente spendere dei soldi per rifare gli impianti. Se abbiamo una casa da ristrutturare, là poi magari possiamo andare a capire quale ci conviene fare di più, quale delle due cose ci conviene fare di più. Ma sicuramente vi posso dire a cuor leggero che la smart home è comunque più conveniente, perché parliamo di apparecchiature che costano 200, 300, 400 euro, la più costosa, ed è implementabile. Quindi io posso andare a mettere prima le lampade intelligenti, poi magari andare a mettere un termostato particolare che mi va a comandare l'impianto di riscaldamento. Poi magari decido di comprare il forno intelligente dove io metto il piatto dentro e stabilisco che lui deve farmi lo scongelamento per tutta la giornata e poi alle 8 di sera cominciare a cucinarlo mentre io sto tornando a casa. Cioè posso andare ad implementare il sistema e posso andare a guidarlo solamente con l'utilizzo di uno smartphone e con l'aiuto di quelle che sono le tecnologie già presenti in un appartamento, senza dover fare necessariamente lavori di ristrutturazione e senza dover spendere cifre onerose per
rifare gli impianti. Concluderei con questo video perché sono sicuro che è abbastanza corposo. Noi ci vediamo domani, giovedì, in una nuova puntata del giorno. Voi, mi raccomando, seguite la cura. Ciao ragazzi.